di qua perché abbiamo più spazio e riusciamo a stare più comodi rispetto al luogo poi dove è stato posizionato il pit-stop. Allora, ringrazio tutti i presenti, vedo che avete risposto tutti all'invito, non abbiamo potuto fare l'inaugurazione che avevamo in mente, un pochino più complessa, ad esempio quella che è stata fatta alla Villa Reale di Monza, che mi ha raccontato mia moglie, è stata bellissima, però purtroppo questa pandemia ci rallenta ma non ci ferma, perché dobbiamo andare avanti. Dobbiamo andare avanti soprattutto con queste iniziative in un anno come questo, come quello che abbiamo appena passato, perché oltre al dato drammatico che abbiamo avuto su chi abbiamo perso, abbiamo un dato bruttissimo anche su chi non abbiamo avuto, perché parlo per Pesana, quest'anno sono nati nel 2020 soltanto 82 bambini, è il dato peggiore di sempre. Siamo passati nell'arco di 15 anni da fare circa 200 bambini all'anno a farne 80, mentre la nostra città per tanti anni si è dimensionata in termini di asili, scuole, attrezzature per l'infanzia proprio su una costante crescita. Procedendo di questo passo, entro pochi anni addirittura scenderemo sotto i 15.000 abitanti, con tutte le conseguenze che noi stessi sappiamo, ad esempio per il nostro comune. Senza i bambini non c'è futuro. Allora, partendo da questa affermazione, abbiamo iniziato a mettere in campo alcune azioni, quella di oggi è un esempio, solamente una tappa del percorso, per cercare di far capire alla nostra comunità che i bambini qui sono i benvenuti. Anzi, che c'è il desiderio, non c'è solo accoglienza, ma c'è il desiderio dei bambini. Io, nel mio piccolo, ne parte un po' l'ho fatta, almeno per mantenere il saldo naturale del numero. Però, ad esempio, sembrano gocce nel mare, però una mamma oggi che ha un bambino Pesana sa che se viene in comune con i farmaci, ad esempio Villa Ravello, troverà un parcheggio rosa per poter parcheggiare. Se rientra la fascia più comune di ISE dei nostri abitanti, cioè all'interno di 20.000 euro, avrà accesso gratuitamente al nido. Appena partorisce dall'anno 2020 riceverà il Pesana Baby Bonus di 50 euro da utilizzare all'interno delle nostre farmacie e da oggi se al mercato, se oppure in attesa qui in comune il bambino si sposta oppure ha bisogno di essere allattato, avrà un angolo a lei dedicato. Sono piccole gocce, ma concrete, che vogliono appunto far capire che qui i bambini, che la nostra comunità si approccia al futuro con questi gesti. Uso volutamente il termine comunità, perché ad esempio oggi potevamo benissimo, lo dicevamo prima con la dottoressa Sironi, potevamo benissimo comprare dall'IKEA il kit per allestire il pit stop. Però intanto siamo in Brianza, questo non deve passare, ma soprattutto abbiamo coinvolto tre aziende che ringrazio, da quelle di cuore del nostro territorio, della nostra città, che sono rappresentate qua dai loro titolari, quindi Lorenzo Merlo che ha fornito la parte grafica che dopo vedrete molto carina, il Marcello Gioni che invece ha realizzato completamente la struttura e Giovanni Musi che ci ha donato una preziosissima poltrona e da quello che ho capito anche ha un valore intrinseco abbastanza importante. Quindi anche una pubblicità per il nostro territorio come capacità produttiva e di qualità. Come ad esempio abbiamo fatto con il Baby Bonus, dove abbiamo coinvolto le banche di credito cooperativo del territorio, la BCC di Carate e quella della Valle dell'Ambra. Insomma, perché questa attenzione non diventi dell'amministrazione comunale o peggio di una parte politica, ma sia proprio sentita dalla comunità, sia una parte della nostra comunità che si adopera per far sentire ben accolto il bambino e la nuova vita che arriva nella nostra città. Mi fermo perché sennò dopo vado avanti troppo, volevo chiedere a Letizia Cacavalli, che è Presidente del Consiglio delle Pari Opportunità di Regione Lombardia, alla dottoressa Sironi, se vogliono dirci qualcosa. Va bene, grazie. Prego. Grazie Sindaco. Dai, intanto complimenti perché ci vuole attenzione e cuore per accogliere questo tipo di gesti che possono sembrare, come ha detto lei, gocce d'acqua, ma in realtà sono dei gesti molto concreti, che è questo che le persone hanno bisogno, no? Cioè avere un segnale proprio concreto. Quindi UNICEF ha messo in campo questo bellissimo progetto che noi, come ha detto, abbiamo adottato 2 anni fa in Villa Reale, mettendo su una bellissima iniziativa, coinvolgendo i bimbi perché capissero quanto
quanto insomma è importante dare valore alle cose che ne hanno, alla vita, ai bimbi, alle famiglie, quindi dare un segnale di attenzione per avere posti sempre più family friendly e anche, diciamocelo, elevarli allo standard dei livelli internazionali, dove quando andiamo all'estero troviamo questo tipo di attenzione nei musei, ad esempio, no? Nei luoghi che le famiglie frequentano. Quindi con la presidente Sironi avevamo lanciato questo appello chiedendo appunto ai sindaci del territorio di rispondere. Voi l'avete fatto subito con entusiasmo, quindi siamo molto contenti di essere qua oggi, insomma. Noi abbiamo inaugurato anche a Pirellone il nostro consiglio pari opportunità, nonostante il Covid e il momento non tanto favorevole, messo proprio in piedi un punto per allattare i bimbi, per cambiarli, accessibili a tutti, perché sappiamo che spesso i genitori, piove, fa freddo, hanno bisogno di un punto di appoggio un po' riparato, e poi, magari lo dirà presto Sironi, il Baby Pit Stop Unicef non è solo questo, è un messaggio molto più significativo. Quindi, complimenti. Grazie. 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 Allora, grazie Sindaco, è una bellissima cosa quella che inauguriamo oggi, perché significa che davvero la città di Besana è attenta ai più piccoli, cittadini non votano, ma che sono importantissimi perché sono il futuro della città, sono il nostro futuro. Che cosa vuol dire Baby Pit Stop Unicef? È un brand internazionale, come diceva la dottoressa Cattolani, quindi lo trovate in tutte le città del mondo. E quindi Besana oggi diventa un pochino internazionale perché ha adottato un progetto che è in tutto il mondo con gli stessi, come dire, con lo stesso brand, la stessa attenzione, perché su indicazione dell'Organizzazione Mondiale della Sanità l'attenzione è all'allattamento naturale, che è fondamentale per la crescita dei bambini, ma è fondamentale anche per la salute delle mamme. Quindi insieme, bambino e mamma, in questo spazio, come dire, riservato loro, possono adempiere un momento che non è sottoposto agli orari, a una scansione temporale definita, ma quando c'è bisogno, c'è bisogno. E quindi c'è bisogno di un momento di privacy, di uno spazio dedicato in cui la mamma possa allattare, possa cambiare. Baby Pit Stop, insomma, prende un po' le origini dal pit stop delle gare automobilistiche, noi ce l'abbiamo vicino, Monza, le macchine si fermano, cambiano le gomme, le mamme si fermano, cambiano il pannolino. Le macchine hanno un pieno di benzina, ecco che il bambino può avere un pieno di latte materno, estremamente importante e fondamentale. Quindi Unicef con questo brand vuole dire alla comunità: abbiate cura del futuro, quindi dei vostri bambini, ma vuol dire anche allattate al seno le mamme, perché è fondamentale per una crescita sana e anche per la loro salute. Io voglio davvero ringraziarla perché, nonostante tutti i problemi del Covid, riusciamo ad avere questo piccolo spazio che poi magari sarà utilizzato quando usciremo da questa maledetta pandemia con maggior frequenza, ma è un segnale di ripresa, un segnale di attenzione, ce ne sono stati tanti. La ringrazio per aver aderito anche ad altri progetti tipo Go Blue, illuminando il Palazzo Comunale per dire ai cittadini: attenzione, l'anno scorso, quest'anno poi c'è avuto un problema tecnico, ma niente, so che lei è intenzionata a continuare, per dire: attenzione, ci sono i diritti, c'è la Convenzione sui diritti a tutti i cittadini. E poi anche l'adozione della Pigotte, che lei ha chiesto come Lucie, proprio da consegnare alle giovani coppie. È un significato importantissimo, perché adottare una pigotta che ha un valore di 20 euro per noi significa poter acquistare un kit che salva la vita di un bambino, con un pranzo molto sostanzioso in una piccola bustina, con le pastiglie per l'acqua potabile
e anche le vaccinazioni fondamentali in alcuni paesi, ma anche nel nostro, per una crescita corretta e per vivere. Quindi l'adozione di una pigotta salva bambino, la ringrazio anche per questo. Grazie. Grazie a te. Consigliere delegato di qualche possibilità della nostra provincia. Sì, grazie davvero per l'invito, vi porto i complimenti e i saluti di tutta la provincia di Monza Brianza e del presidente Luca Sant'Ambrogio. Sono davvero contenta di essere qui questa mattina perché questo è un tema che mi sta particolarmente a cuore e iniziare questo nuovo anno 2021 con un evento come questo è veramente importante, perché si spera che quest'anno sia l'anno della ripartenza dopo il tragico 2020 che ci siamo lasciati alle spalle. Quindi è tangibile l'impegno di Besana su questo tema, grazie anche al Baby Bonus che ho veramente apprezzato l'anno scorso e che appunto ho saputo essere diventata una misura strutturata anche per il prossimo anno, quindi davvero complimenti. E poi anche per entrare in municipio si vede subito il parcheggio rosa, il parcheggio da strisce rosa, quindi davvero complimenti tangibile. Io sono sicura che attraverso la sinergia tra istituzioni possiamo davvero fare tanto, quindi rinnovo la disponibilità anche da parte della provincia a tutti quanti, anche le rappresentanti delle istituzioni più presenti, perché davvero secondo me da un lavoro sinergico possiamo raggiungere importanti risultati e invertire, speriamo, la tendenza purtroppo tragica del calo delle natalità. Perché appunto, come dicevi tu, se non ci sono nascite, se non ci sono bambini, purtroppo il futuro non può essere che negativo. Quindi grazie ancora e complimenti. Grazie. Adesso andiamo a fare il taglio del nastro e la benedizione, grazie ad un onore, grazie anche ai nostri responsabili del TAV. Come vedrete, abbiamo rispetto al progetto originale spostato però in la posizione del baby pit stop. La cosa positiva però è che accedendo alla palazzina, si chiama Polo Civico proprio perché i servizi aperti alle utenze sono tutti concentrati da quel lato, da questa parte invece ci sono più gli uffici istituzionali. Quindi la prima cosa che si nota entrando nel nostro comune da questa mattina sarà il baby pit stop di Unicef e l'attenzione ai bambini. Abbiamo anche ricavato nella mini sala d'attesa all'ingresso un piccolo spazio per cui dedicato ai bimbi perché possono disegnare nell'attesa che papà venga chiamato o la mamma venga chiamata negli uffici. Quindi se siete d'accordo ci trasferiamo di là. È un pochino più piccolo. C'è un piccolo pensiero umano consegnare meglio, consegniamo adesso. Roberta Canella è presidente del consiglio comunale, non è quasi tu direttamente, no? È un piccolo pensiero umano da consegnare, lo ricordo. Mi ricordo. Lasciamo vivere senza dover ritornare. Ci aiuto la vita. Grazie. Faccio due parole anch'io veloce, ringrazio il sindaco sia per l'iniziativa per la cura della vita, per questo grosso abbraccio che dà Rosana, soprattutto questa forza nel ripartire. Vogliamo moltiplicare queste nascite e anche al nostro interno abbiamo avuto un piccolo decremento del numero, ma le famiglie numerose sono comunque da assistere per quanto riguarda l'infanzia in questo periodo di Covid è aumentato. Quindi ringrazio ancora anche per il contributo che il Comune di Besana l'anno scorso ha dato verso questa iniziativa. La ringrazio ancora, buon anno a tutti e curiamo la vita dalla partenza fino alla fine. C'è anche il consigliere Sorbetta. Volete aggiungerlo continuamente perché gli dico che ora che si mette a posto e anche lui metta su famiglia. Non viene qualcosa, Alessandro? Vergo. No, non parliamo adesso. L'ultimo primo di questo è fatto a 30. 34. Quindi 3 anni c'è ancora. Il tempo. No, sindaco, io ti devo ringraziare perché questa è un'iniziativa che dà speranza. Dopo un anno che abbiamo passato terribile e che ha causato anche, secondo me, quella caduta di nascite di cui ho parlato prima.
E speranza perché c'è bisogno in questo paese, per fare figli c'è bisogno di stabilità, c'è bisogno di famiglie che possano contare sul lavoro, che possano contare su un momento storico in cui poter costruire qualcosa, poter comprare una casa, poter avere delle certezze sul futuro. E tra l'altro tutto questo avviene anche davanti a una cornice che più di tutte rappresenta la nascita e la natalità. Quindi già il consigliere Capo ha parlato delle varie iniziative che ha portato avanti fin dal primo giorno della sua amministrazione, i parcheggi rosa, i bonus per i nuovi bebè, questa nuova iniziativa per cui ringrazio anche Mini Gratis, grazie appunto all'iniziativa di Regione Lombardia, unica in Italia, prima in Italia a mettere in campo questa iniziativa dove i bambini delle famiglie fino a 20.000 euro di ISEE, come si diceva prima, hanno il nido gratis. Noi l'anno scorso abbiamo messo in campo altri pacchetti importanti, decine di milioni di euro sulle famiglie per andare incontro a questa crisi, anche sulle natalità e anche per aiutare proprio quelle famiglie che hanno i bambini piccoli. C'è tanto da fare, ripeto, c'è tanto, soprattutto c'è da cambiare una società che purtroppo vive una crisi sia economica che di valori, oltre alla pandemia che stiamo vivendo. Quindi spero che iniziative come queste, uniti ai contributi anche degli imprenditori, di tutte le persone presenti che hanno permesso tutto ciò, possano dare quella spinta in più alle giovani coppie e alle giovani persone anche come me, per, come dire, invertire questo trend e dare un futuro alla nostra terra e al nostro paese, perché, come si diceva prima, senza bambini il futuro non c'è. Grazie. Grazie. Faccio due dita. Una mano, testo. Ciao, ciao. Pensavo di ammazzare qualcuno quando fa. Grazie Franco. Rimaniamo fuori proprio oggi. Apriamo tutto? Non so se si può. Ma andate di là a fare la foto. Sotto. Dov'è Luchi? Vabbè, mettiamo qua. Ah, io metto, mettiamoci. No, devo tagliare la parola, la dottoressa sulla mia compagnia. No, c'è qualche. Ma sì, dai. Ci dobbiamo passare sotto però. Ah, sì. Forte cammini. Scusa, grazie. Devo ringraziare anche l'assessore Casiraghi perché ci ha fornito della pianta. Cioè. Beh, sì. Sta sempre bene, poi dire. Prego. Se... Dov'è Letizia? Boh. Vabbè, no, non stai andando. Arriva in ancora in Portogallo. Perché da qua non fanno le foto, sì, mi dà. Arriverà.
aziende. Sì, sì. Conosciuto il signor Giorgio Animati, ha chiesto di fare un piccolo pannello aggiuntivo. Lui Lorenzo Merlo, che è quell'altra parte di oggi. Di nastro, eh? Oh, ma tu anche? No, no, no. Che bello. No, andiamo sotto. Ma siamo là? Sì, là. Io non ce l'ho ancora mai. Mi ha fatto il limbo. Lo lascio a lei. Grazie, okay. Ditemi voi, ci siamo, quando posso. Ci siamo? Allora, la presentazione la facciamo dopo, quando è aperto. Vado? Sì, sì. Nel nome del Padre, del Figlio e dello Spirito Santo. Amen. Il Signore sia con voi. E con il tuo spirito. Preghiamo. Benedetto sei tu e degno di ogni lode, Signore Dio nostro, che chiami l'uomo a collaborare al progetto della creazione mediante l'attività congiunta della scienza e del lavoro. Tu che nelle tappe del progresso umano manifesti la tua provvidenza e la tua gloria, concedi che quanti desiderano valersi di questo luogo di attenzione alla vita, riconoscano e servano te, mirabile nelle tue opere, termine ultimo di ogni umana attesa. Per Cristo nostro Signore. Amen. Il Signore sia con voi. Con il tuo spirito. Kyrie eleison, Kyrie eleison, Kyrie eleison. Per le preghiere in mente a Beata Vergine Maria, Madre della Vita, benedica Dio Onnipotente, Padre e Figlio e Spirito Santo. Amen. Bene. Bene. Bene, se volete adesso venire a vederlo, non so se si può. Faccio vedere. Volete andare voi a chiedi casa? A Ricchi, come? Chiedi a Ricchi. Amore. Tu per me sei grande. Agata no. Di là è Lorenzo Merlo, con mia sorpresa ci ha regalato anche una venuta del 700 di Pesana, stampato sulla foto. Sì. Sì, sì, sì.